Buonasera a tutti, mi chiamo Alberto Niero, ho 19 anni e abito in provincia di Venezia e ovviamente ho un dubbio. Far diventare la mia passione più grande, ovvero il beatbox, un lavoro oppure continuare con la strada da parrucchiere? Ciao Alberto! Benvenuto a Elf! Quindi il tuo dubbio è trasformare il beatbox nel suo lavoro oppure continuare a fare il parrucchiere? Votate subito! Alberto, ma tu hai studiato per fare il parrucchiere? Cioè, ti sei preparato? Ho preso la triennale come parrucchiere, più anche la specialistica. Quindi ho fatto il quarto anno a parte il parrucchiere, appunto. No, scusa, guardavo il tuo ciuffo dove non ti riesco a vedere gli occhi. Lo so, è un po' lungo. Dovevo tagliarmi un po', sì. Oppure tuo padre, perché il tuo papà? Mio papà è barbiere, sì, ha un salone. Quindi tu sei un figlio d'arte. Quindi avresti già il salone, cioè hai un salone? Sì, ho quello di mio padre. Ah, quindi il tuo lavoro è già assicurato? Sì, si può dire di sì, sì. Sono curiosa di vedere la percentuale per cosa propende. Figurati, figurati. Il lavoro sicuro vince sempre. Però forse non abbiamo ancora spiegato bene cos'è il beatbox. Allora, il beatbox è una forma d'arte con la quale l'uomo può generare musica utilizzando la bocca, il diaframma, la voce e creando questi suoni, queste sonorità, appunto, riesce a creare musica e creare una forma d'arte, appunto, che è il beatbox. Dacci una dritta per fare un rumore. Ora ti spiego il kick, che è il primo suono base, ed è questo. Più o meno, è solo... Secondo me perché non ha un microfono. È modificato, in realtà. No, scherzo, non è vero. Non è modificato, no. No, non è... È più pressione. Ma scusa, ma lo spettacolo di beatbox quanto dura? Allora, diciamo che perché dipende... poi da capire anche questo lavoro in cosa consiste. Allora, dipende che spettacolo intendi. Guarda, loro che devono votare. Intendi competizione o più spettacolo show? No, lo spettacolo, perché parrucchiere sappiamo cosa fai e infatti Il parrucchiere va avanti. Qui non sappiamo cos'è questo beatbox. Ci sono tante tipologie di beatbox, perché si possono fare i tornei di beatbox, si possono fare anche show. Io da 4 anni ho iniziato a partecipare ai primi tornei. Ah. E nel 2019 ho vinto il campionato italiano, sono campione italiano. Ma veramente? Sei pure campione. Tu sei il nostro campione italiano di... Di perché, esatto. Cioè, Eleonora, vado da Eleonora. Aspetta un attimo, perché sicuramente lei, che è la giovane del gruppo, sapeva benissimo cosa fosse questa beatbox. E avrà tutti i suoi amici che faranno beatbox. Tantissimi, immagino. Ma tu in Italia avresti modo di... crearti il tuo futuro come beatboxer? Allora, io posso comunque prendere visibilità e la cosa mi permette appunto di avere più visibilità, avere più possibilità di fare show, perché comunque se tu hai più visibilità o comunque seguito, ovviamente come un cantante hai più possibilità che la gente ti chiama a fare show, quindi comunque è una cosa che si crea col tempo e io comunque sono relativamente giovane, nel senso sono un giovincello, quindi ho tutto il tempo di crearmi questo futuro. È una cosa che però devi voler te, cioè nel senso non è una cosa che... Intanto, scusami, ti dico che dopo aver visto la tua foto da campione italiano, il risultato è cambiato, perché pensavano che fossi un ragazzo fissato con i rumori. Però e invece news, no. Ho una news, che da due ho una news. Che news hai? Sono che notizie hai? Sono passato alla top 16 europea, devo andare appunto in Austria a fare i campionati europei e rappresenterò l'Italia, quindi sarò... Scusa, non so se è come Sanremo, ma un pezzo dell'esibizione la puoi fare posso oppure fare? Ti mandano via? No, posso fare un pezzetto. Tu puoi? Sì. E vai, dai, fammi sentire. Let's go.
nessun strumento musicale. Però c'è anche da dire che questa sua grande passione al momento gli ha dato dei risultati, cioè che ha vinto i campionati italiani. Però non è che ti danno da mangiare. Dipende, perché allora ti danno comunque soldi, cioè un cachet per chi vince e anche delle sponsorizzazioni a livello di show. Infatti all'estero fanno show molto importanti. Però ci dobbiamo arrivare all'estero. Eh sì, quello sì. Però perfetto. Pian piano, adesso sono giovane ancora, posso farcela, dai. Dai. Carino. Le percentuali qui. Siamo partiti con il parrucchiere, un altro po' arrivava all'80%. Non lo devo dire. Ah, vabbè, comunque che arrivava altissimo. E adesso devo dire che è tutto molto cambiato. Ma perché non ci aspettavamo che tu fossi così bravo. Mi arrossisco così, però. Fallo. No. Però ti devi tagliare sto ciuffo. Ma mi nasconde il fatto che sono rosso il ciuffo, vedi, è tutto fatto apposta. Vediamo cosa pensa tuo fratello, però. Più grande o più piccolo? Più grande. Più grande. 7 anni. Più esperienza, Luca. Sì. Ciao Alberto, e ritengo che tu, avendo studiato il tuo diploma da parrucchiere, possa contare su un futuro certo e un lavoro dove puoi crescere ancora molto. Vista la tua giovane età e grande intraprendenza, ritengo opportuno che tu segua o comunque provi a seguire il tuo grande sogno, cioè quello di fare beatbox. È così meccanico lui? No, ma si vergogna un po', si vergogna un po'. E lui cosa fa invece? Analista chimico. Ah? Analista chimico, proprio un'altra cosa. Ah, ma è facile, vedi, sono tutto bello. Vedi che ho imparato? Sì, stai pian piano. Prossima volta mi rubi il titolo, però. No, non ti preoccupare, te lo lascio il titolo. Stai tranquillo, te lo lascio. Pubblico, è arrivato il momento della votazione finale. Avete 10 secondi di tempo per decidere se Alberto deve trasformare il beatbox nel suo lavoro oppure continuare a fare il parrucchiere. Scegliete, 10 secondi di tempo. Alberto, a questo punto giriamoci e capiamo se parteciperai oppure no a questi campionati europei oppure resterai nel salone dove lavori. Sì, sei contento? Sì. Siamo tutti dei tuoi fan o follower, non so come si dice. Fan, follower, va bene tutto, Senti, mi esci così come una star sui gradini, vedi quella camera, cioè, sì. Tu vai e fai... Fa, ok, va bene.